When we started to check all over the world at similar projects, we discovered that there is now consensus that any architecture of the 60s, 70s, the 80s, and the 90s, wherever it is, whether it's in America, Europe, Russia, India, China, is about to go and to disappear, and it's going to simply because there is a dimension and an ambition of architecture as a social tool that simply has become intolerable for all political systems. I guess because we don't recognize this dimension anymore, since we're all concerned with the market economy and have kind of shifted our allegiance to the market kind of rather than to ideology. A kind of profound dissatisfaction with the kind of way architecture has been, I cannot say that it has been developing, but that architecture has been used in the past 10 years, you know, which is very often as a kind of trophy, not necessarily even for governments, but very often for kind of private parties, has developed a kind of counter instinct on our part to try to become as invisible as possible and to try to align ourselves with parties or operations which have, let's say, more integrity. So it's on one hand a kind of response to the current moment. On the other hand, it's probably a kind of deeply ingrained DNA which I picked up in the 60s, of also not wanting to be there. You know, so it's a kind of wanting not to be there from the 60s that is intensified by discomfort with the condition of the past 10 years. Rem Koolhaas è uno degli architetti più influenti del nostro tempo e come tutti i grandi o come molti grandi architetti del passato, come Le Corbusier o Frank Lloyd Wright, ha avuto una formazione atipica, nel senso che è arrivato all'architettura molto tardi, all'incirca verso i 24 anni, dopo due esperienze giovanili importanti, come lo sono tutte a quell'età, che hanno lasciato dei solchi profondi nella sua biografia, nella sua visione del mondo. Una nel giornalismo, per un giornale olandese, e un'altra nel cinema, perché ha fatto parte di un gruppo di avanguardia cinematografica sempre olandese. Quindi il cinema e il giornalismo fanno parte del suo guardare il mondo contemporaneo e se ne può trovare traccia non solo in molti dei suoi edifici, ma soprattutto nei suoi numerosi scritti, perché i suoi libri sono importanti tanto quanto i numerosi edifici pubblici o privati che ha realizzato nel corso di una carriera che ormai è più che quarantennale. Nato a Rotterdam nel 1944, Rem Koolhaas è una personalità singolare nel mondo dell'architettura, un intellettuale versatile che si è cimentato in diversi campi, dall'editoria alla sociologia alla moda. Koolhaas muove i primi passi come giornalista e sceneggiatore e, prima ancora di diventare celebre per i suoi progetti, raggiunge la fama come saggista. Nel 78 pubblica il libro Delirious New York, nel quale racconta gli edifici di New York, identificandola come il paradigma della città contemporanea. Nel frattempo sviluppa le proprie teorie architettoniche nello studio fondato qualche anno prima a Londra, l'Office for Metropolitan Architecture, conosciuto come OMA. Non è facile riconoscere uno stile ricorrente nelle opere di Koolhaas, ma si può individuare una sua costante nella sperimentazione delle forme, dei materiali e delle tecnologie innovative. Una ricerca tesa alla definizione di una nuova concezione estetica, che approda spesso a risultati spettacolari.
Fedele a questa linea di principio, l'architetto olandese realizza alcuni dei progetti più arditi degli ultimi 40 anni. Da Villa Lemoine a Floirac alla Casa da Musica di Porto. Dalla scenografica biblioteca di Seattle fino alla monumentale sede della televisione di Stato cinese a Pechino. Nel 2000 viene insignito del premio Pritzker e nell'occasione la giuria lo definisce una rara combinazione tra il visionario e l'artigiano, tra il filosofo e il tecnico, tra il teorico e il profeta. Chiamato a partecipare alle maggiori manifestazioni internazionali, nel 2014 Colas dirige la Biennale di Architettura di Venezia ed è oggi considerato uno dei più geniali e sorprendenti progettisti contemporanei.